Per una sera Quinta Colonna si è trasformata nell'intervista di Maurizio Costanzo, solo che al posto del baffo di Canale 5 c'era Paolo Del Debbio, dall'altra parte Barbara D'Urso, regina degli ascolti di Mediaset, che si è lasciata andare sulla sua vita privata, l'ex marito Michele Carfora, la sua seconda madre e il suo controverso modo di fare TV. Il conduttore le ha chiesto se era infastidita dall'etichetta trash che spesso affibbia nei suoi programmi, ma Carmelita ha spiegato che no, non è un'accusa, sono convinta di portare in televisione quella che è la mia visione della vita. Non sono mancate sorprese positive, come lo scambio di battute con la signora Wanda, sua seconda madre, ma ci sono state anche sorprese decisamente negative. Parliamo della clip del matrimonio di Barbarella con il ballerino Michele Carfora, alla vista della quale la conduttrice si è irrigidita senza lasciar trapelare alcuno straccio di emozione. La freddissima reazione di Barbara D'Urso a Quinta Colonna è stata occasione di commenti al vetriolo da parte degli spettatori, che si sono divertiti nel vederla con un'espressione davvero nera in volto. Tuttavia non sono mancati altri cinguettii in cui è stato messo in luce il coraggio della quasi 61enne nell'affrontare la vita e le batoste che comporta, sempre con il sorriso e l'energia giusta.